campo non ci sono punti, abbiamo perso una multa, se è così la paga Scia. Un approccio uno dei migliori del Pisa, forse, io ho detto a volte quando si parla in diretta, poi è sempre difficile, uno dei peggiori dall'inizio dell'anno, contro un'ottima squadra per carità, un errore in occasione del calcio d'angolo che ha compromesso una partita, tutto sommato però proprio con Scia e il suo palo si era andati vicino a rimetterla in piedi, e poi nel migliore momento è arrivato il rosso a Rozio, poi il secondo gol, nella ripresa si è provato a fare qualcosa, espulsione di Pellegrini, di fatto ha fatto finire la partita. Sì, l'ha fatto velocemente, ma ha fatto un'esamina, ha toccato i punti salienti, credo il tra tutti questi due sono stati quelli diciamo più determinanti, il gol, perché dopo due minuti prendere un golazzo così non si può prendere, non si deve prendere, su calcio d'angolo dopo a un minuto e mezzo che è cominciata la partita a prendere un gol così non si può prendere, quindi è stato un errore nostro, ma è un errore che ci ha tagliato un po' le gambe, ci ha mandato in difficoltà. Espulsione di Rozio, purtroppo Rozio rientrava, non era in grande condizione, quindi è arrivato in ritardo un paio di volte, insomma. Sicuramente tra tutto questo è una delle cose su cui ci possiamo recriminare meno, possiamo invece recriminare sull'espulsione dei Pellegrini perché probabilmente era calcio di rigore. Lui ha dato simulazione e lì è cambiata la partita, non siamo stati fortunati neanche sul palo di Scia. Se tu la vai a raccontare a chi non l'ha vista, sta partita sembra che oggi noi sembra disfatta del Pisa, no? E se uno non la vede, se poi uno la vede e l'analizza, tu dici te, credevi di averne viste tante di gioco di calcio, ora questa ti mancava, ecco, questa è una di quelle volte tu dici ho fatto un'esperienza nuova, però probabilmente vuol dire che c'è, ma mi consola il fatto di aver visto una squadra in salute, una squadra che sta bene, abbiamo recuperato un paio di giocatori che stanno ritrovando la condizione, ultimamente l'abbiamo un po' persa, parlo di Fafasuli, ha fatto una partita, parlo di Scia, quindi i giocatori che ultimamente avevamo visto un po' anacquati, un pochino indietro, è la verità. È vero. Hai sempre giuste parole anche per fotografare queste situazioni. Senti, come abbiamo detto di fare essere un pochino più brevi perché Fabrizio Lucchesi ha un impegno, vado al calciomercato, manco una partita, poi ci sarà una pausa, te hai già detto che non fare nomi, li smentirei tutti, uno che è venuto fuori è quello di Nava che probabilmente salterà per un infortunio, ma quello che ti voglio chiedere senza nomi è l'infortunio di Mengazzini. Nel caso in cui dovesse essere confermato uno stop lungo, cambierà un pochino anche le strategie del mercato? Beh, prima di tutto accertiamo cosa realmente Mengazzini, e questo lo sapremo lunedì o martedì, lì ci sarà un incontro della proprietà, noi qualcosa faremo. L'orientamento della proprietà è quello di stare in equilibrio finanziario, quindi abbiamo margini veramente piccoli di movimento, perché sai, i nostri sono stipendi molto bassi, uno esce, uno che entra, insomma non è che abbiamo grandi margini di manovra, però qualcosa faremo, qualche idea ce l'abbiamo, la stiamo tenendo ferma in un cassetto, ma la tireremo fuori fra una settimana. E per quanto riguarda il nome di Nava, ti confermo che era un obiettivo, ma te lo dico perché ormai purtroppo è finito, nel senso, certo, che si è fatto male ed era un giocatore che andava a sostituire Speranza, che a gennaio daremo in prestito, quindi andava in quel ruolo. Speranza a gennaio darete in prestito significa che avete avuto contatti con il giocatore, c'è stato fatto qualche passo in questo senso? Sì, stiamo riavvicinandoci un pochino, probabilmente lui si sta facendo riavvicinare perché tanto sa che gennaio è funzionale, deve passare sotto la stecca, c'ha da mangiare un po' d'erba prima di dire un po' di soddisfazioni da noi che ci ha trattato male, noi non lo trattiamo male però. Il mercato è lungo, fino a tornerà con noi per questi 6 mesi e poi per il futuro vedremo. Anche perché lui, se non sbaglio, ha un contratto. Com'è la formula del contratto di... Ma è tutto del Pisa? Tutto del Pisa per 2 anni. E la trattativa per Morosini si potrebbe riaprire? È un giocatore che piace molto a noi, un ragazzo giovane, l'unica incognita che viene da un periodo dove non ha lavorato, in squadre di club, si è allenato anche con grande diligenza. Abbiamo dei dubbi sulla sua tenuta, nelle riflessioni che facciamo su di lui stiamo valutando questo, la riflessione che faremo insieme ad altri nomi che portiamo avanti e nei prossimi giorni decideremo. Grazie Fabrizio. Fabrizio?